Bella a tutti raga, io sono Vasto Mirkovic e qua vi farò vedere l'unboxing del mio modem che è arrivato oggi, come vedete Home e Life Hub, praticamente dalla Wind Infostrada che, avendo fatto il contratto tramite dal cellulare che mi hanno chiamato per disdire la TeamViso che avevo appena attivato, per rimanere con loro, mi hanno detto che c'era questa promozione, allora ho accettato subito il contratto con la Wind Infostrada che è arrivata la fibra, però qua c'è scritto, come vedete, la scritta aprire la scatola dopo la conferma dell'attivazione della linea, ma c'è praticamente, c'è scritto qua dietro, come vedete, attendi l'SMS di attivazione della linea per aprire la confezione, ma per fare la recensione. No, anzi, per fare questo unboxing più farvi vedere dentro cos'è, c'è una piccola recensione di questo modem, per me non ci sono dei problemi così grossi per non aprirla, quindi non vedo il problema. E allora iniziamo questo pacchettamento che ho preso la forbice, ma alla fine non serve. Oggi è arrivato il corriere della DHL, vabbè, io lo apro lo stesso anche se c'è scritto che non si può aprire dopo la conferma dell'attivazione della linea, ma se non lo collego alla linea fissa non ci sono problemi, quindi devo aspettare il messaggio prima di usare il modem con la fibra della Wind, perché questo qua è il modem della Wind, anche se non è la marca originale non fa niente, però non ci sono problemi. Io lo apro per ora. Eccoci qua, apriamo la scatola. Qua, come vediamo, spostiamo un attimo il cellulare che sennò vado contro. Qua, come vediamo, c'è questa bella scatola, come vedete, Home e Life, la marca del modem della Wind che sono stati gentilissimi a mandarmelo e per il prezzo di 23,90 euro al mese per 2 anni non mi sembra una spesa eccessiva, dato che spendo 77 euro adesso con la ADSL, quindi ho deciso di fare la fibra della Wind che finalmente è arrivata a copertura, e quindi questo è il manuale della garanzia. Se non mi sbaglio, come vedete, questo è il manuale, se non mi sbaglio, è un manuale con tutte le istruzioni e con scritto il signore, il manager, non so, comunque niente di che, lo tengo, non lo butto, come sempre, per sicurezza è meglio non buttare. Ecco, tanto lo lasciamo in parte. Questo è il modem, come vedete, bello grande. Questo è il modem, fantastico, non è neanche brutto, secondo me. Cioè, vabbè, anche se hanno detto di non aprirlo, vabbè, dopo pazienza, lo rimetterò dentro e aspetterò la conferma col messaggio. Come vedete, c'è il piedistallo, bellissimo come modem, guardate che bello. Come vediamo, ora qua in parte ha l'ingresso USB, però non so se è 3.0, però fa niente. Quando è azzurro il pezzo dentro, secondo me è 3.0 ISO. Poi qua c'è tasti. Tasto aggiornamento VPS, come vedete qua, scusate, devo abbassare un po' la lampada. Tasto VPS, poi sopra quello per mandare il segnale della wifi, non so come funzionerà. Qua ci sono gli ingressi dietro, è un bel modem, secondo me un modem fantastico, non devo dire niente. Per ora questo è il modem, eccoci qua, ve lo lascio qua davanti. Poi questo è il cavo Ethernet, come vedete, bello, bello resistente, giallo nell'entrata qua e nell'entrata qua, e poi bianco come colore classico standard. Poi non c'è altra entrata, quindi vi ho spiegato già tutto. Non c'è molto da spiegarvi. Qua
Questo è praticamente di, se non mi sbaglio, va dietro dove c'è il DSL. Praticamente questo è il cavo che va, mi sembra, non mi ricordo, quello per il filtro, ecco, che è il filtro per non c'è qua, se non mi sbaglio. Allora vediamo con calma, guardiamo attentamente se c'è. Tanto il modello lo lascio qua in parte. Vediamo, forse 40, c'è un altro scatto. Questo praticamente, prima di tutto, vediamo il manuale. Questo, guida rapida di installazione. Come vedete, è il manuale dell'installazione di come procedere ad installare il modem. Non appena mi arriverà il messaggio, non vedo l'ora di avere già la fibra, così potrò farvi anche le live streaming tramite il PC e così. Ah, ecco, come abbiamo. C'è anche il filtro rinnovato per mettere questo dentro qua e poi l'altro al DSL del modem, come abbiamo visto qua dietro, che c'è l'entrata qua. Come vedete qua c'è l'entrata DSL, c'è scritto anche. Poi vediamo qua per il phone 1, phone 2, che non so. Ah, del 3 sarà questo. No, questo qua va praticamente dove c'è scritto LAN 1 e così via. WLAN, non so, il WLAN non serve per ora. Vabbè, non c'è perché il colore giallo, e giallo va nel giallo. E questo qua che è grigio va nel DSL, che è il filtro, è questo qua. Come vediamo, finalmente anche il filtro rinnovato. Una bella soddisfazione perché avevo quello vecchio vecchio. Non lo apro per ora, perché non vorrei rischiare che magari ci siano dei imprevisti, magari nell'attivazione, quindi per ora voglio lasciare tutto intatto. Ho sollevato solo la carta, cioè praticamente l'involucro della confezione di plastica, ed ora, come vedete, questo è il filtro. Come vedete, va praticamente inserito nel muro dove ci sono questi, i tre buchi del filtro del muro per fare funzionare la rete della fibra. Non so spiegarvelo meglio, quindi non so se sbaglio un po' l'italiano, però pazienza. Qua non c'è più niente, questo lo rimettiamo dentro perché adesso vorrei rimettere tutto come era prima senza problemi, perché devo aspettare il messaggio d'attivazione. Vi rifaccio vedere l'ultima volta il modem. Come vedete si tiene così. C'è il piedistallo, non si muove, pazienza. Così non si può, però va bene così. È bello grande, secondo me è una bella potenza. Diciamo che non so che potenza avrà, però la fibra che ho fatto io dalla Wind è 100 mega, non è 1000, però meglio di quella che ho adesso, che è 13 dalla DSL di mega di velocità, è ancora meglio. Quindi meglio così, dai. Mettiamo tutto dentro perché non voglio, diciamo, intanto vorrei aspettare quando arriva la conferma. Per ora rimettiamo tutto dentro, tra un po' il saluto, per ora una cosa alla volta, rimettiamo tutto dentro per ora e attenderemo il messaggio, la conferma. Questo va così, perfetto, lo richiudiamo. Eh vabbè, sarà sicuramente la marca originale della Win. Anche se purtroppo non avevo aggiornato ancora l'indirizzo della mia via, ma alla fine l'hanno indovinata, quindi meglio così. Ora per rimetterlo dentro, vediamo se riesco, perché è bello grande, direi. Un ottimo modem, dai, una soddisfazione. Questa è così, buono. Abbiamo richiuso il pacco, basta. Aspettiamo che mi mandano il messaggio. Questo ormai purtroppo è da buttare. E praticamente questo non ancora, praticamente questo è il foglio dietro che non ho ancora aperto, perché è il foglio sicuramente di tutto il modulo del contratto e di tutte le varie informazioni dell'attivazione. Per ora questo lo tengo così, e con questa recensione è tutto. No, unboxing più recensione piccola per farvi vedere che cosa aveva il modem dietro, con le entrate varie e così via, e gli aggeggi di dove vanno messi. Finisce qui.
Spero che questo unboxing di questo mio modem della Home Life vi sia stato di vostro gradimento. Se è stato così, lasciate un bel pollice in su. Iscrivetevi al mio canale che vedete il click con scritto iscriviti in basso a destra. Seguitemi dai social che vi lascerò nella descrizione del video. Commentate per dire la vostra di questo modo e cosa ne pensate. Poi, più in seguito, appena mi dicono che posso già mettere il modem alla mia linea, dopo che mi mandano il messaggio di attivazione, vi dirò un po', vi farò una recensione anche, tipo nella mia postazione vi farò vedere come l'ho messo, la postazione del modem, e vi dirò come funziona il modem, ecco, e farò una recensione più, diciamo un'altra recensione, non un unboxing però, vabbè, una recensione che della mia postazione, ecco cosa ne penso e come l'ho collegata, ecco. Anche se non sarà, diciamo, una recensione che magari interesserà molti, però ho voglia di farla, quindi aspetteremo anche questo video, che sicuramente farò un altro video su questo modem, ecco. Comunque io vi saluto e non mi perdo in molte chiacchiere e alla prossima, vi ho già detto tutto e attivate la campanella e basta, ecco. Vabbè, ciao e alla prossima dal vostro Mirkovic. Bye Italia, qua è tutto. Bye bye e alla prossima.